Questo è il modo di mettere l'anello nella rete, in modo che poi i tiranti con l'altro anello vanno dentro e si bloccano lì. Adesso noi facciamo un altro nodo per bloccare questa parte, infiliamo sempre così. Tenendo sempre con la mano in modo da fare il nodo come abbiamo fatto nella corda. Uno, due, poi chiudiamo, entriamo sempre nella mano così e tiriamo. E così blocchiamo il terzo elemento che abbiamo fatto. Così. Adesso che abbiamo fatto questo lavoro, continuiamo a infilare altri 76 nel lago, altri 76 alberi nel lago, sempre partendo da questa parte qua, così, dopo che abbiamo fatto, infiliamo, facciamo così sempre, 2, 4, 6, un po' di pazienza ci vuole, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48, dove sei? Eccolo qua, l'ho trovato. Cinquanta, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68, 70, 72, 84, 76. Adesso facciamo sempre scivolare nella corda all'anello così e rifacciamo l'altro nodo e chiudiamo così qua. Facciamo uno, sempre tenendo la lenza, uno, due e tre e chiudiamo. Chiudiamo e tiriamo, tiriamo in modo che rimane su anche l'altra così. Tiri, 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 che si annoda. Ecco qua. Facciamo passare dentro l'anello, in modo che rimane perfettamente. Vedete, così. E blocchiamo facendo un altro nodo, un doppio nodo, in modo da non muoversi. Chiudiamo, così, e chiudiamo. Chiudiamo stretto, forse, e continuiamo a fare l'altro capo qui. Qui ne va un altro e anche un altro, perché la divisione è per 6. Ok? Vedete come sta venendo bene? Beh.
Ok, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.